Luca Ricciardi, sindaco di Campagnatico. Sindaco, ci siamo, inizia la dogione di Vivifiume, una dogione importante perché coniuga natura, rispetto del territorio, sport, promozione anche enogastronomica, tra l'altro coinvolgendo più amministrazioni comunali. L'importanza che anche Campagnatico sia qui con il suo sindaco a questa manifestazione. È sempre un piacere, un grazie particolare alla WISP, a tutte le altre amministrazioni e a tutti coloro che hanno collaborato perché questo evento si potesse organizzare nel migliore dei modi, come stiamo vedendo appunto in questo momento. È un evento che ha la terza edizione, Campagnatico è stata la prima amministrazione che in collaborazione con la WISP ha promosso questo Vivifiume, ci stiamo credendo, noi come amministrazione di Campagnatico e gli altri comuni ugualmente, è un impegno importante dove si cerca in qualche maniera di rendere visibile le nostre vetrine naturali a tutta, diciamo così, le persone che in qualche maniera sono interessate all'ambiente. A un ambiente bellissimo, a un ambiente pulito, a un ambiente bello, a un ambiente da condividere con più persone possibile in maniera da coinvolgere oltre che le nostre amministrazioni anche privati e cercare in qualche maniera di dare un'opportunità e una possibilità a un settore che è quello del turismo di poter lavorare non solo in questa giornata ma destagionalizzare l'intervento ovviamente delle persone che in qualche maniera hanno bisogno di passare qualche giornata all'aria aperta e dare un indotto e un'opportunità diciamo a tutte le nostre strutture. Questo ovviamente è il nostro obiettivo, oltre a valorizzare il nostro ambiente che è il numero uno delle nostre offerte del territorio. Ricordiamo sindaco, questo è anche un evento importante per proteggere e aiutare un fiume che è un po' in difficoltà. È in difficoltà, come stiamo vedendo, noi lo vediamo e lo viviamo per le piene. Io vorrei ricordare che l'ultima piena dell'Ombrone è stata quella del 25 agosto, ormai quasi di 2 anni fa, il che significa che a oggi purtroppo il nostro Ombrone è in secca come nei periodi estivi e questo ci preoccupa un po', ci preoccupa per l'Ombrone, ci preoccupa per l'agricoltura in generale, ci preoccupa per il nostro ambiente, che è inutile girargli intorno, purtroppo si sta vedendo che il clima sta subendo delle modifiche molto, molto importanti e cerchiamo tra tutti, ognuno per quanto può, di aiutarlo in qualche maniera a far sì che possa restaurarsi un qualcosa di più naturale, a chi a oggi non c'è.